La Rinaldi sotto ipnosi fa cose clamorose, imbarazzo in diretta a Domenica Live. La puntata di ieri di Cancelletto Domenica Live, 25 marzo, è stata a dir poco clamorosa. Come di consueto da un po' di tempo a questa parte, si è dato luogo al solito esperimento di Cancelletto Giucas Casella. Il famoso mago della televisione ha già ipnotizzato in diretta Vladimir Luxuria e Cecilia Capriotti, mentre questa è stata la volta di Cancelletto Nadia Rinaldi. Contrariamente a quanto verificatosi nel corso delle precedenti puntate, però, il mago ha voluto dare luogo ad un esperimento un po' diverso, molto più dinamico. Mentre prima si limitava a ipnotizzare le cavie facendo irrigidire i loro corpi per poi passarvici sopra, con la Rinaldi ha voluto fare una cosa alquanto diversa. Ma vediamo cosa è accaduto. Nadia Rinaldi sotto ipnosi mostra le mutande in diretta a Giucas ha incominciato con il far addormentare la Rinaldi. L'ha adagiata su una poltrona ed ha incominciato con l'esperimento. In un primo momento ha soggiogato la donna, affinché ballasse sullo sfondo della canzone Lady Marmalade. Nel momento in cui è partita la base, l'attrice ha dato luogo ad uno spettacolo clamoroso. Ha iniziato a ballare in modo super sensuale sdraiandosi sul pavimento e strusciandosi contro quest'ultimo e la poltrona bianca. Nel dare luogo a quello spettacolo, però, il suo vestito blu l'ha tradita, si è sollevato lasciando che si vedesse chiaramente il suo intimo, nel caso specifico le sue mutande. Accaduto l'incidente, tuttavia, l'esperimento è andato avanti e la Rinaldi ha proseguito nella sua performance, reputata da molti deplorevole, lasciando attoniti i presenti in studio e la stessa conduttrice che è rimasta inerme dinanzi quello spettacolo un po' osé. Nadia Rinaldi sguaiata, piovono le critiche sui social terminata questa fase, poi, Giucas Casella ha fatto ridere sguaiatamente la donna facendole credere che stesse guardando un film comico di Totò. La parte finale dell'esperimento ha visto Nadia Rinaldi grattarsi e dimenarsi energicamente in studio credendo di essere in Honduras sull'isola punta da numerosi mosquitoes. Dopo quest'ultimo step il mago ha provveduto a svegliare lentamente la Rinaldi facendole riprendere conoscenza. La conduttrice si è assicurata che stesse bene e poi ha mandato la pubblicità. Non sono mancate le polemiche sui social da parte di coloro che hanno giudicato disdicevole tale spettacolo, accusando anche la padrona di casa di non essere intervenuta.